Farm premia il video tutorial di TRG dedicato agli eremi tra il Sasso del Catra e il Monte Cucco, itinerario in bici o a piedi da Fontevellana a San Girolamo. L'associazione Maggio Gubino festeggia 70 anni di attività, lo fa con un calendario di manifestazioni, tra gli appuntamenti una mostra con opere di un grande artista internazionale della cartellonistica cinematografica, Silvano Campeggi, detto Nano, e poi presentata a Gubbio la cartolina del Pellegrino 2020 realizzata dall'artista Marilu, un enorme Tau sovrasta l'incontro del poverello con il lupo. Ben ritrovati all'appuntamento con il TG di Cultura e Società, un TG che si apre in una settimana in cui tanti sono gli eventi che sono stati rinviati, se non addirittura annullati a causa del decreto per limitare la diffusione del coronavirus. Vi daremo conto proprio in questo telegiornale anche di ciò che nell'immediato andrà a essere spostato. Partiamo però da una volta partiamo da noi, da TRG. Questa emittente infatti ha ricevuto un riconoscimento dal Corecom per il video realizzato per la promozione del turismo slow, un video che racconta un itinerario in 3 minuti dal Sasso del Catria fino al Monte Cucco attraverso gli eremi benedettini collegati al monastero di Santa Croce di Fontavellana. Vediamo proprio il video. Molti eremi e le molte abbazie, monasteri che nacquero nel Medioevo a partire circa dall'anno 1000 intorno al Cucco e al Catria sono legati essenzialmente alla matrice benedettina. San Romualdo è il vero fil rouge di tutte queste fondazioni monastiche dell'ordine benedettino tra il Catria ed il Cucco. L'abbazia di Fontavellana nacque intorno al 980 come eremo. Comunque sicuramente anche Fontavellana dovette conoscere la presenza magari temporanea di San Romualdo. La predicazione di San Romualdo, l'esempio di San Romualdo dovettero incidere nella costruzione e nella fondazione anche di Fontavellana, o almeno nella sua crescita, nella sua espansione. Santa Maria di Sitria stava lì vicino e Santa Maria di Sitria romualdina entrerà poco dopo nella sfera di influenza della congregazione avellanita, la nuova congregazione che nasce proprio a Fonte Avellana, congregazione che si fonda sempre sull'ordine benedettino. Sant'Emiliano è un crocevia di storia, di tradizione e di leggenda. È un monastero antichissimo, anche questo può farsi risalire verso l'anno 1000. Verso il 1200, con buona probabilità, il monastero di Sant'Emiliano e Bartolomeo Apostolo in Congiuntoli fu rilevato dai monaci templari, dai monaci del Tempio di Gerusalemme. L'eremo di San Girolamo di Monte Cucco, che sorge in territorio di Scheggia e Pascelupo e in modo particolare nelle vicinanze dell'antico castello Ugubino di Pascelupo, ha un'origine antichissima, un'origine che si può far risalire sempre all'epoca del monachesimo, intorno all'anno 1000. Le prime vestigia, diciamo, sono un sacello, il Sacellum Sancti Hieronymi, le cui fattezze architettoniche ci riportano proprio all'anno 1000. Il Monte Cucco e il Monte Catria, i monti principali del nostro Appennino, più significativi, più emblematici, e costituiscono un luogo di crocevia tra l'uomo e la natura. E come vi dicevamo, il decreto del 4 marzo per limitare la diffusione del coronavirus ha creato non poche difficoltà, e in particolare vedremo anche il rinvio di molti appuntamenti.
Tuttavia non ha indicato questo decreto l'obbligo di chiusura di musei e biblioteche. Lo ricorda la Direzione Regionale della Cultura della Regione dell'Umbria, evidenziando che non c'è proprio alcun obbligo di chiusura di musei e biblioteche, a patto che vengano rispettate le prescrizioni e le misure igienico-sanitarie specificate dal decreto. In particolare va garantito il contingentamento delle presenze per mantenere la distanza raccomandata, ovvero un metro tra gli utenti. Devono essere messe a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. Vanno esposti nei locali dei manifesti o delle locandine con le misure igienico-sanitarie raccomandate. È stata invece prevista la sospensione di quegli eventi ed attività svolti all'interno degli istituti che dovessero comportare affollamento di persone, tale da non consentire il rispetto delle distanze di sicurezza, come ad esempio visite guidate ed attività didattiche. Intanto, come dicevamo, sono tanti i cartelloni che vanno in qualche modo a vedere rinviati gli appuntamenti. Vi diamo conto, per esempio, del Teatro Lyric di Santa Maria degli Angeli, che osserverà la sospensione delle sue attività fino al prossimo 3 aprile. Dunque risultano rinviati a data da destinarsi gli spettacoli dell'11 marzo Alice in Wonderland e poi 13 marzo Michele Serra con La Maca di Domani e ancora il 1 aprile Open. Tutti i biglietti acquistati per questi spettacoli saranno validi per la data che verrà poi indicata. Cambiamo argomento, parliamo del Maggio Gubino, siamo a Gubbio dunque, che festeggia i suoi 70 anni di vita. Lo fa con una serie di appuntamenti che verranno calendarizzati nel corso di questo 2020. Segnaliamo in particolare una mostra dedicata a un grande artista internazionale della cartellonistica cinematografica, Silvano Campeggi, detto Nano, che a Gubbio ha lasciato anche qualche sua opera. Vediamo. Informazione, eventi ed iniziative, tutto questo e molto altro ancora rientra nell'operato di una delle associazioni più longeve di Gubbio, ovvero il Maggio Gubino, che ad ottobre di quest'anno festeggerà i 70 anni di attività. La Costituzione è dell'ottobre del 1950, poi successivamente è diventato ente morale e poi anche proloco, perché è iscritto all'albo regionale delle proloco. Una storia importante, quella già tracciata dall'ente, simbolo di un traguardo che sarà celebrato su più fronti. Tanti, dunque, gli eventi in programma, pensati da un comitato costituitosi all'interno del Consiglio del Sodalizio per impreziosire l'intero anno. Tra i primi progetti preannunciati nella conferenza stampa di presentazione, l'illuminazione della statua di Sant'Ubaldo, idea che l'associazione ha in cantiere già da tempo e che sta per essere realizzata in accordo con l'amministrazione comunale, proprietaria della statua, e grazie alla consulenza dell'illuminotecnico e regista di opere liriche di origine gubina, Carlo Cerri, che dopo aver colto il movimento conferito dal drappeggio del marmo, ha proposto di enfatizzarlo attraverso un'illuminazione dinamica. L'altra cosa importante a cui teniamo è una esposizione che faremo presso la Casa di Sant'Ubaldo con 32 bozzetti realizzati da Silvano Campeggi, detto Nano. Silvano Campeggi è uno dei cartellonisti più famosi a livello mondiale. Quando il cinema, i film venivano pubblicizzati appunto con i cartelloni disegnati, è lui che ha disegnato il cartellone di Ben Hur, di Via col Vento, tutti i cartelloni di Marilyn Monroe, tutti quelli al tempi della stagione d'oro del cinema. E lo abbiamo invitato a Gubbio 4 anni fa, è venuto su per la festa dei ceri, è stato alla tavola buona, si è appassionato e ha realizzato una serie di bozzetti, 32, veramente tutti molto belli. È deceduto, ma ultra novantenne, 2 anni fa. Siamo in rapporto, grazie a degli amici comuni, con la moglie, la quale ci ha dato la disponibilità per questa esposizione di questi 32 bozzetti.
che sono un fatto artistico di notevole livello che vogliamo portare appunto nella disponibilità della visibilità della città e anche magari realizzare un catalogo. Crediamo che anche questo dia un contributo agli aspetti culturali attorno alla festa dei ceri. Ci sarà poi un convegno dal titolo Stati Generali dell'Associazionismo Egubino, volto a coinvolgere la comunità e tutte le realtà del territorio per selezionare e lavorare sui progetti più interessanti. In programma anche una serata di gala a Palazzo Ducale, nel Salone delle Feste di Federico da Montefeltro. Tra i prodotti d'eccellenza dell'associazione, un posto d'onore è riservato poi a Egubino, suo periodico di informazione da 70 anni, precursore di molte realtà locali ed ancora ampiamente in auge con numeri importanti, che si rivolge a tutti i cittadini interessati alla storia, alla cultura e alla vita della comunità. Il suo operato sarà celebrato attraverso un talk show, come accennato dal direttore Ubaldo Gini. Volevamo creare un talk show con giornalisti di nuove e vecchie generazioni che hanno fatto e scritto soprattutto la storia dell'Egubino con più di 200 copertine e quindi un peso specifico molto importante per la nostra città e non solo, visto che l'Egubino è una continuità di uscite non invidiabile, ma soprattutto statisticamente riportate che nel centro Italia è un unicum per testata di un'associazione come è quella del Maggio Egubino. Faremo questo talk show probabilmente a settembre, invitando nuovi e vecchi giornalisti di quelle generazioni che hanno fatto la storia dell'Egubino e di qualcun altro che è passato anche attraverso le colonne del Maggio Egubino. E se i nomi sono ancora top secret, un'altra certezza riguarda il progetto dell'imbandieramento medievale, idea a cui il Maggio Egubino sta lavorando da anni e che attende solo l'ok della soprintendenza per poi partire con la fase attuativa. L'iniziativa vuole regalare alla città di pietra un vestito da indossare nelle iniziative medievali, dal Festival del Medioevo al Torneo dei Quartieri, senza tralasciare il Palio della Balestra, così da differenziarsi all'usuale abito dedicato al periodo ceraiolo. Il progetto appunto si consta di realizzare delle bandiere per ciascun quartiere divise con lo stemma delle contrade e il lavoro che è stato fatto è quello di caratterizzare queste bandiere dandogli un colore specifico per ciascun quartiere, tutti i passaggi condivisi con i quartieri e arricchendo queste bandiere con una cornice diciamo unica per ciascuna bandiera che è stata recuperata, studiata prendendo degli elementi grafico-architettonici presenti in dipinti del periodo a cui noi nelle nostre feste medievali ci rifacciamo come periodo storico. E restiamo a Gubbio perché qui è stata presentata la cartolina del Pellegrino 2020, vale a dire quella cartolina che viene data a quei viaggiatori, i pellegrini lungo il sentiero di Francesco che salgono a Gubbio a chiedere la credenziale di passaggio. È stata realizzata da un artista, esattamente Marilu, che l'ha rappresentata con un enorme tau che sovrasta l'incontro tra il poverello e il lupo. Intanto sono cresciuti i pellegrini in viaggio proprio lungo il sentiero di Francesco. Vediamo. Si intitola Nel Cammino ed è stata presentata all'ex refettorio della Misericordia a Gubbio come ormai consuetudine a inizio di ogni anno. È la cartolina del Pellegrino 2020, iniziativa promossa dalla piccola accoglienza della diocesi di Gubbio, il nucleo di volontari che si occupano della logistica dei pellegrini lungo la via di Francesco e realizzata ogni anno da un artista locale per connotare con una veste grafica originale l'omaggio a tutti i pellegrini che transitano sul sentiero francescano, in particolare tra Gubbio e Assisi. Per questo 2020 la scelta è andata su Marilu, ovvero Maria Luigia Scala, artista emergente che ha raccolto l'invito con particolare emozione. Sì, un onore nonché un orgoglio. Sono stata chiamata da un'amica, da Katia Bianconi, e mi ha chiesto se avevo piacere di realizzare questo. E per me, ecco, cioè il piacere era oltre le aspettative. E quindi, niente, in realtà è un po' fuori dalle mie corde. Io faccio, dipingo in un'altra maniera. Però ho detto, se mi viene un'idea, qualcosa di bello, te lo faccio vedere e vediamo che succede. Ho pensato da subito alla firma di San Francesco, quindi al Tao.
E lì ho messo Gubbio, indicando qui la sua firma lasciata in questo cammino. E il quadro che ho realizzato si chiama proprio Nel Cammino. E nella sagoma di San Francesco il Lupo c'è ognuno di noi, tutti non diversi ma tutti unici. E tutti pronti come il lupo ad essere accolti e come San Francesco ad accogliere e ad essere placati come il lupo e a placare come San Francesco. Un'iniziativa che è giunta alla sua 8ª edizione, che negli anni ha coinvolto numerosi artisti locali, emergenti o già conosciuti, ognuno con una firma speciale dedicata a Francesco. A presenziare l'incontro, oltre all'artista, è stato il vescovo di Gubbio, Monsignor Luciano Paolucci Bedini, presente anche l'assessore comunale alla cultura e turismo Nello De Risi Fiorucci e i delegati di Sviluppo Umbria, che si occupano di promozione della Via di Francesco, Chiara Dall'Aglio e Gigi Bettin. Un omaggio a chi crede ancora che camminare per i nostri boschi, per i nostri borghi, sia un'attività che fa bene al cuore, alla mente, alla cultura, alla convivialità, alla socialità. E quindi questa cartolina contribuisce a creare un po' una rete di comunità virtuale, ma qualche volta anche molto reale, di persone che si incontrano, no? E creano anche amicizie e legami positivi. E poi è sempre una bella occasione di nobilitare magari alcuni artisti locali, alle volte sconosciute, alle volte all'inizio della loro carriera, e quindi ci aiuta anche a far vedere un po' l'originalità di questo territorio. A fare gli onori di casa il gruppo di volontari della piccola accoglienza della diocesi, coordinati da Angelo Piergentili. L'anno scorso abbiamo stampato di cartoline, ne avevamo stampate 4.000 e poi le abbiamo dovute ristampare, quindi oltre 4.000 cartoline. Vanno in tutto il mondo, sì, perché tanto ormai i pellegrini che passano per Gubbio sono di tutto il mondo. L'anno scorso noi abbiamo spedito credenziali in 50 paesi del mondo, 6.200 oltre credenziali spedite in 47 paesi del mondo, in tutti e 5 i continenti, perché dall'Australia al Messico, alla Francia, cioè tutti i paesi del mondo sono passati per Gubbio. E in questo primo scorcio del 2020 le credenziali sono dunque già a quota 600. A quanto pare l'ombra del coronavirus non sembra tener lontani gli appassionati di sentieri religiosi, come fu anche nel dopo sisma. Per gli appuntamenti, nessun rinvio per Andy Warhol in the City. Con le dovute accortezze, la mostra ha aperto i battenti presso il centro espositivo Palazzo di Primavera a Terni, andando un po' controcorrente, un po' come l'artista. D'altro canto, c'è stato l'ok da parte dell'organizzazione per immergere chiunque voglia visitarla nell'universo di Warhol, gli appassionati della pop art e i tanti curiosi. Grazie alla collaborazione dell'Associazione Nazionale New Factory Art, che raccoglie l'adesione di numerosi collezionisti italiani sul tema della pop art e mette a disposizione alcune pregevoli opere, sono ben 150 gli oggetti, le opere che vengono esposte, con anche lavori di artisti contemporanei legati alla pop art. Vi segnaliamo dall'Umbria Pier Giuseppe Pesce, ma anche Lucrezia Di Canio. Ricordiamo che la mostra resterà aperta per tutto il mese di aprile. Era l'ultima notizia per questo TG, che inevitabilmente era in qualche modo decurtato di notizie anche dal non svolgersi di tanti appuntamenti in questi giorni. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di TRG.